Battiamo il Benevento, ragazzi, 2-0. Una roba per 60 minuti, una partita angosciante, col pensiero fisso del Calippone che era in arrivo col Benevento. Poi grazie a Dio Skriniar ha fatto sto gol, poi addirittura ha segnato Ranocchia. Volevo piangere, volevo mettermi a piangere quando ha segnato Ranocchia, mi stavo commuovendo. Comunque una partita penosa. Penosa anche questa. Mettiamo in evidenza tutti i limiti del nostro periodo, proprio soprattutto a livello mentale, assolutamente terrorizzati, terrorizzati dal Benevento, terrorizzati dal Benevento. Ricordiamocelo bene, quando il prossimo anno bisognerà ristrutturare una squadra, questa è gente che si cacca sotto anche col Benevento, in casa, quindi vi ho detto già tutto. Cioè, ci sono poche note positive secondo me, a parte i 3 punti che quelli sono strafondamentali. Non è che possiamo stare a lustrarci il manico per una vittoria col Benevento, dai, siamo sinceri. Sarebbe imbarazzante, soprattutto per una vittoria del genere. Comunque sia, importante sono i 3 punti, è importante mantenere viva la fiammella della speranza per la corsa Champions. Solo a questo dobbiamo pensare alla fine, turarci il naso e tirare avanti, perché la situazione è quella che è. Questi sono andati totalmente in confusione nel periodo negativo, non hanno avuto le palle di reagire, sappiamo benissimo com'è la situazione. Qui ora il derby è crocevia decisivo, è un crocevia decisivo perché da qui si decide tutto. Se vinci, riprendi autostima e provi a ripartire, c'è qualche speranza probabilmente di agganciare sto benedetto quarto posto, perché prendi un po' di stimolo, ti prendi gli applausi del pubblico, ti ricarichi di autostima e beh, se perdi, ciao. Se perdi il derby, proprio ciao, addirittura rischio anche il piazzamento Europa League. Per il resto, oggi qualcosina ci aspettavamo tutti più da Rafinha, ma evidentemente anche lui, come Vecino, come Borja Valero, come quasi tutti i nuovi che arrivano, è stato colpito dal virus di Appiano Gentile. È un virus subdolo, è un virus che ti fa giocare con le mutande cacate. È come se avessi la merda nelle mutande, giochi con le mutande cacate e non concludi un cazzo. Ovviamente mille attenuanti per Rafinha, che è uno che avrà fatto 100 minuti in un anno e mezzo, quindi c'è poco da dire. Ragazzi, siamo qui, poche pugnette, continuiamo a sperare nella corsa e ora testa totalmente al derby e poi speriamo che Milan, che Roma e Lazio facciano qualche cagata domani, perché la speranza è quella, perché se dobbiamo sperare solo in noi è meglio che cambiamo proprio gioco, speranze e tutto. C'è poco da dire e poco da fare, quindi forza ragazzi, è andata questa, forza Inter, per me c'è solo l'Inter.